Blogosfera, economia e finanza, siamo con Denzel Fetiche, fondatore e CEO di Viadeo. Allora, Viadeo ha come cavallo di battaglia, mi hai detto, l'Italia, giusto? In che senso il cavallo di battaglia, l'Italia? Quanti numeri, quanti utenti? L'Italia è il nostro secondo paese in termini di taglia, con 1 milione di membri adesso, di iscritti. Secondo paese in Europa, dopo la Francia, penso che il mio Beh, accento mi certo. tradisce. E Viadeo, essendo posizionato sull'Europa e i paesi emergenti, è chiaramente per noi una posizione strategica, anche perché magari essendo sposato con un'italiana Vabbè, e certo, sei avvantaggiato. avendo vissuto in Italia, capisco meglio, capiamo meglio il modo in cui qua si fa il networking. Ed è chiave nella strategia di crescita internazionale di Viadeo di sempre tener conto di questo posizionamento locale. Vogliamo essere, ci presentiamo come una compagnia multilocale più che internazionale, cioè il networking non si fa in Francia come si fa in Italia, come si fa in Cina, come si fa in India. I modi di correlarsi con gli altri è diverso e noi vogliamo tenere conto di questo e siamo riusciti oggi in Italia, i numeri Certo, dimostrano. ma quindi quando dovete aprire un ufficio, quando progettate di lavorare su un territorio, quanto studio c'è alle spalle prima? Già ha detto una cosa molto importante: noi quando progettiamo di lanciarci in un paese, apriamo l'ufficio. Certo, Ma che non è non è ovvio da nel tutti, mondo è vero, dell'internet, non è da spessissimo. Noi abbiamo tutti. degli amici americani che fanno lo stesso mestiere di noi, il LinkedIn, che loro in Europa hanno un ufficio a Londra. E da lì fanno l'Italia, fanno la Francia, fanno la Spagna. No, no, non ci crediamo. Il one size fits all all'americana, penso che nel nostro mondo il networking non funziona e quindi già apriamo l'ufficio. Diamo l'ufficio, abbiamo in Italia 6-7 persone che lavorano dedicato al mercato italiano, italiani, uguali in Spagna abbiamo anche due uffici, uno a Madrid e uno a Barcellona, per Certo, tener conto, sai, le la differenze che ci sono. differenza. Esatto. Benissimo, e quindi voi che conoscete, tu che conosci il territorio, quali problematiche hai dovuto affrontare nello specifico in Italia? Già c'è la problematica iniziale che abbiamo avuto, che è legata strettamente alla nostra strategia di essere multilocale, che quando uno arriva, quando arriviamo noi in un paese come l'Italia 2 anni e mezzo fa, non c'è nessuno. Quindi il primo italiano che si iscrive su Viadeo, con chi fa il networking locale? Lo fa con se stesso? Quindi la difficoltà, e la prima difficoltà che abbiamo dovuto affrontare, è come facciamo a essere utile molto velocemente per l'utente italiano quando si iscrive su Viadeo, per il suo business italiano. E quindi vuol dire che per i primi 6 mesi abbiamo fatto degli sforzi enormi per fare degli accordi con le università italiane, con le associazioni professioniste italiane, con dei club locali, per arrivare molto velocemente a questa taglia minima che fa sì che il sito diventa utile. Una volta che ci si arriva lì, allora la viralità naturale parte e oggi stiamo aggiungendo, te lo dicevo prima, più di 50.000 nuovi iscritti al mese in Italia solo. Quindi la difficoltà veramente è lanciare la viralità. E per questo in Italia abbiamo fatto tramite, appunto, come dicevo, questi partnership con associazioni molto italiane e che ci hanno aiutato a grandire, cioè, abbastanza velocemente. Voi infatti i progressi li avete fatti in quest'ultimo anno, mi sembra, vi siete Esatto, evoluti assolutamente, stupendamente. assolutamente, perché nei primi 12 mesi, 12-18 mesi, non si vedono molto, perché veramente quasi quasi l'iscritto vai a cercarlo uno per uno. E solo quando arrivi a questa base sufficiente, allora lì
parte la viralità. E questo è accaduto da noi un anno fa e oggi viene naturale, la gente si scrive, la gente parla sempre più di noi, è sempre più utile. Oggi abbiamo per esempio anche i recruiter, oggi ci sono più di 13-14 mila offerte di lavoro presenti su Viadeo. Due anni fa ne avevamo tipo 3 o 4. Quindi tutto così, il numero di hub, il numero di club che abbiamo lanciato, tutto è aumentato in modo drammatico. Drammatico nel senso inglese, la parola dramatic. Sì, sì, sì. Shock. Importante, non drammatico. Impattante. Esatto. No? Perfetto. Ma quindi abbiamo parlato di Europa, abbiamo parlato poi anche in conferenza di San Francisco, che è sì. stata una tattica, no? Per riuscire un po' anche a sfondare in Silicon Valley, sì. dicevi. E parliamo però anche, oltre ai mercati emergenti, l'Europa orientale, voi avete ufficio in Europa orientale, no? E no. State progettando, pensate più avanti oppure preferite focalizzare? Dove ti fermi con l'Europa orientale? Vai fino alla Russia o sì, no? Anche, ok, dai, andiamo anche in Russia. Allora, se vai fino alla Russia, era lì che volevo fa arrivare. Fa parte della nostra strategia, okay. Perché parlavo dell'Europa più BRIC, questi famosi BRIC. Siamo numero uno in Brasile oggi, siamo numero uno in esatto. Cina, siamo numero uno in India, ci manca la R. Anche perché, per esempio, vediamo solo l'e-commerce, è stato appunto riscontrato e rilevato che c'è stato un grande aumento. Assolutamente, assolutamente. Noi crediamo veramente molto al mercato russo. E non posso dire ci state lavorando molto, ma diciamo che ci stiamo siete lavorando. Nella fase di preparazione, esatto. quella di cui parlavamo prima, esatto, state esatto. preparando il terreno, poi mi dirai allora fra un anno esatto. probabilmente spero di poterti dire siamo numero uno in Russia in un anno, dai, ma non ci siamo ancora. Perfetto. E quindi altre novità, noi abbiamo visto delle novità proprio nell'interfaccia del sito. Mi vuoi parlare proprio un minutino sì, di questo? Sì, abbiamo avuto tantissimi complimenti su questo. Penso che l'usabilità del sito è aumentata in modo molto importante, perché la differenza maggiore, appunto, senza entrare nel dettaglio, poi non sono un uomo del prodotto, c'è gente da vedere che lo fa molto meglio di me, ma diciamo che è molto più chiaro, molto più facile l'uso e concentrato sui topici che sono veramente interessati per la gente, con 4 tab, come si chiamano, che concentrano l'essenziale dei servizi che offriamo. E questo sì, veramente è stato accolto benissimo, l'uso è aumentato del 20% da quando abbiamo lanciato questo, che un mese fa, era recente, 3 settimane, un mese fa. E ci sono un sacco di novità che stanno per arrivare nei prossimi settimane, quindi avremo sicuramente quindi l'occasione di riparlarne. E appunto, certo. No, e aspettiamo certo. un'altra conferenza stampa. Complimenti per tutto, alla grazie. Prossima. Grazie mille. Grazie.